Disegni, vignette, caricature, tanti stili e tanti temi, un solo filo conduttore, l'umorismo. La mostra Smile in Style, portata a New York dal Museo della Caricatura di Tolentino e presentata alla Casa Italiana Zirilli Marimò, è la prova che del sorriso c'è sempre bisogno e che la caricatura è un'arte. L'umorismo e la capacità di riflettere sulle cose aiuta a vedere quello che c'è di bello, quello che c'è di brutto con una certa ironia, è una filosofia veramente importante. Antonio Mele, o Melanton come si firma, è il direttore del museo fondato a Tolentino nel 1970 dal caricaturista, medico e umanista Luigi Mari. È l'unico in Italia ed uno dei pochissimi al mondo ed ospita più di 3.000 opere dei più grandi maestri, fra cui molte di Fellini e su Fellini. Fellini è arrivato a Roma da Rimini nel 1938, aveva 18 anni, aveva una grande voglia di lavorare in un settimanale umoristico. Si è presentato ed era Steno allora il vice direttore al Marco Aurelio e mi pare che lui ha cominciato a guadagnare 600 lire mensili con grande gioia, è durata per 8 anni. È durata in realtà tutta la vita la passione di Fellini per il disegno satirico, le sue sceneggiature erano fatte di vignette, la capacità di sorridere e far sorridere era nel suo DNA artistico.